Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova presentazione di uno dei libri che abbiamo amato io e i miei colleghi ultimamente e che appunto di cui vorremmo discutere con voi e di cui vi vorremmo consigliare. Oggi vi parliamo di Paradiso Inferno di Stefansson, mi scuserete ovviamente se la pronuncia non è corretta, che è il primo libro di una trilogia, ma in realtà si può anche volendo leggere da solo, in quanto è assolutamente di senso compiuto. Innanzitutto, rispettando un po' la nostra scaletta ideale con cui presentarvi i libri, vi do qualche nota sull'autore. Stefansson è un autore contemporaneo, quindi è vivente, è di Reykjavik, islandese, ha fatto nella vita l'insegnante e il bibliotecario, ma la cosa secondo me più interessante che lo connota e di cui si sente eco nella scrittura è il fatto che nasce come poeta e solo dopo si dedica al romanzo, alla letteratura. Questo fa sì che la sua lingua sia estremamente suggestiva, sia una lingua veramente potente, e in grado di evocare, fortemente delle suggestioni nel nostro essere. Lo definirei così, cioè è una lingua quasi che si riesce a stagliare nella nostra retina, ne resta traccia, sotto le nostre, dentro le nostre pupille. Addirittura, nel senso che sono delle parole che talmente ben congegnate, con una musicalità, quindi con una scelta del ritmo all'interno della frase, all'interno dell'architettura del libro, così ben congegnata che nelle nostre giornate, quindi nel nostro quotidiano, ci possiamo assolutamente ritrovare degli spunti che a livello istintivo ci ricollegano a quelle parole, quindi quelle parole vengono a far parte del nostro gergo, vengono a far parte del nostro modo di intendere e di decriptare diciamo, la quotidianità, a mio avviso ovviamente. Questo libro ha, diciamo, come vedete, un formato particolare e vi do anche quindi qualche notizia come siamo, diciamo, come amiamo fare sulla casa editrice. Nel senso che l'Iperboreo ha scelto questo formato grafico 10x20 come misure, particolarissimo, infatti, insomma, lo fanno solo loro, perché ci dice l'editore. Erano le misure dell'antico mattone di cotto, quindi uno dei primi manufatti dell'umanità e uno dei più utili. E quindi, insomma, l'editore, anche in maniera scherzosa, simpatica, ha pensato appunto di presentare i suoi libri in questo formato. Iperborea è una casa editrice, a mio avviso, squisita, si occupa prevalentemente, sostanzialmente, di letteratura del nord Europa, infatti in questo caso siamo in Islanda, con una cura per la presentazione del libro e con una cura e un'attenzione sulla traduzione splendidi, quindi la consiglio vivamente. Perché vi parlo di questo libro? Siamo in Islanda, è un'Islanda ancestrale, è un'Islanda di tanti decenni fa, ma l'ambientazione storica, a mio avviso, è poco importante, così come poi non è molto importante anche l'ambientazione geografica, nel senso è ovviamente l'autore ha scelto un territorio di confine, ha scelto un territorio brutale, un territorio violento per far esplodere in tutta la sua potenza il racconto e il pathos, le emozioni, insomma, che viviamo attraverso l'empatia con il personaggio. C'è un dato appunto che secondo me fa capire come sia l'ambientazione storica che geografica contano relativamente. Il protagonista non ha un nome, il protagonista si chiama Ragazzo. Questo secondo me quasi a cercare di rendere il più universale possibile il contenuto del libro. Come poi ci dice anche l'editore, nell'edizione italiana, è sostanzialmente un viaggio iniziatico. È assolutamente un libro di formazione, comunque personale, ovvero questo ragazzo si trova a dover combattere con i propri demoni, si trova a dover combattere contro queste forze ancestrali della natura che però diventano un nemico tangibile contro cui confrontarsi e che invadono totalmente l'immaginario del protagonista, assorbendone completamente l'attenzione e le forze. In questo duello epico, il protagonista avrà forse solamente un'ancora di salvezza, che sono appunto le parole, che sono le parole in questo caso incanalate e contenute dai libri.
Quindi insomma è un libro ovviamente anche per amanti dei libri, che parlano dei libri, quindi insomma un po' per bibliofili. Ma è un libro assolutamente leggibilissimo e godibilissimo, anche se ovviamente il suo contenuto è, direi banalmente, un po' triste, nel senso che le tonalità appunto su cui si sviluppa il libro sono tonalità un po' tristi. Ha una caratteristica peculiare e fondamentale questo libro, per cui ve lo consiglio di cuore. Riesce a permetterci di capire come nella quotidianità di ognuno, nella vita di ognuno, nella realtà di ognuno, vi sia una differenza tra il vivere e il sopravvivere. Ovvero ognuno di noi probabilmente si limita a sopravvivere. Ma ci sono delle piccole cose, delle piccole attenzioni, dei dettagli che ci permettono, delle passioni che ci permettono di fare questo scalino e di vivere invece che semplicemente sopravvivere. Vi leggo, come per chiudere insomma questa breve recensione, un passaggio iniziale della presentazione del libro per farvi appunto anche entrare nel suo concetto.